Allora, per iniziare questo progetto io lavorerò con l'uncinetto del numero 3 e con questo filato. Questo è un filato della Lise, è un gomitolo da 100 grammi ed è 450 metri. Allora, iniziamo subito. Iniziamo a fare 10 catenelle. Uno, due, tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso vado a chiudere qui nella prima catenella iniziale con una maglia bassissima. Guarda, non l'ho preso bene. Allora, una maglia bassissima. Una catenella, facciamo adesso una catenella. Quindi all'interno di questo cerchio adesso dobbiamo lavorare delle maglie basse, quindi in tutto lavoriamo 26 maglie basse. Quindi faccio la prima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allora arrivo a 26 e poi andiamo avanti. Eccomi, allora sono arrivata a 26 maglie basse. Adesso vado qui nella prima maglia bassa e vado a chiudere con una maglia bassissima, così. Adesso 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, due volte il filo sull'uncinetto e rientro qui dove abbiamo fatto le catenelle, entro e faccio una maglia alta doppia. Quindi esco da 1, esco da 2, esco da 2 e poi chiudo una catenella. Adesso qui dove abbiamo fatto la maglia alta doppia lavoriamo 13 maglie basse, quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Passo qui dove abbiamo le 5 catenelle, entro con l'uncinetto e continuo le maglie basse. Quindi qui lavoro ancora 13 maglie basse. Faccio la prima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e vado a chiudere qui nella prima maglia bassa, così. Allora, ecco qua. Adesso ricominciamo un altro cerchio, quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, due volte il filo sull'uncinetto, entro qui dove ho appena fatto le catenelle e faccio una maglia alta doppia. Esco prima da 1, 2, 2 e chiudo una catenella e ricominciamo a fare le maglie basse. Quindi qui dove abbiamo la maglia alta doppia lavoriamo 13 maglie basse, quindi ho fatto la prima, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quindi adesso giriamo leggermente il lavoro e passiamo nelle 5 catenelle. Entriamo e facciamo la maglia, le maglie basse. Allora, scusate un attimo, allora
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e vado a chiudere nella prima maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5 e ricominciate a fare un altro cerchietto, ok? Questa è la lavorazione. Quindi noi adesso andiamo avanti fino a raggiungere la nostra misura. Quindi dobbiamo prendere la circonferenza, così, la circonferenza del collo davanti e il dietro, e quindi dobbiamo fare tutta una circonferenza di questi anelli, ok? Io ancora non lo so quanti ne farò, penso che vediamo se arrivo a 25, non lo so. Comunque adesso io faccio gli anelli e poi vi dirò quanti ne ho fatti. Ok, andiamo avanti e ci ritroviamo dopo. Eccomi qua, sono arrivata alla mia misura, quindi io ho fatto 27 di questi anelli. Adesso metto tutto sul dritto, li giriamo tutti sul dritto e andiamo a chiudere a cerchio. Così. Vado qui al centro dell'anello e faccio una maglia bassissima. Una catenella, tiro il filo e taglio. Ok, questo poi nascondo il filo. E questo è il mio, la mia misura, questo è il mio collo. Ok, allora vi faccio vedere. Ecco qua. Adesso dobbiamo fare dobbiamo ripetere, quindi do ne dobbiamo fare due di questi anelli che poi man mano che lavoriamo li uniamo. Allora, ricomincio a fare 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e chiudo ad anello. Nella prima catenella faccio una maglia bassissima, una catenella, e adesso rifaccio le 26 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, io sono arrivato, ho fatto la mia misura, ho fatto 27 di questi anelli e ho chiuso con una maglia bassissima qui al centro del primo cerchio che ho fatto. Quindi abbiamo iniziato da qui, poi sono arrivata e qui ho chiuso con una maglia bassissima. Ok? Adesso dobbiamo ripetere. Dobbiamo fare un altro di questo, quindi dobbiamo fare ancora degli anelli che poi dobbiamo unire qui. Allora, ricomincio a fare le 10 catenelle, quindi dobbiamo iniziare a fare il primo cerchio. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vado a chiudere nella prima catenella iniziale con una maglia bassissima. Una catenella. E adesso lavoro 7 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adesso prendo qui un cerchio così, e
vado qui. Qui abbiamo le 13 maglie basse, quindi vado qui al centro. Prendo il filo, però non lo chiudo. Rientro dentro l'anello e chiudo adesso tutte le maglie insieme. Quindi faccio una maglia bassa in questa maniera. Quindi abbiamo fatto 7, adesso è 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. E vado a chiudere qui nella prima maglia bassa con una maglia bassissima. Adesso 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, due volte filo sull'uncinetto, rientro e faccio una maglia alta doppia, quindi esco da 1, esco da 2 e chiudo una catenella e facciamo ancora 7 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sette maglie basse. Scusate che devo mettere qui. Ecco allora, questo è il rovescio e questo è il dritto. Quindi adesso dobbiamo qui. Entriamo al centro delle 13 maglie basse, quindi entriamo qui, prendo il filo, allora entro qui al centro, prendo il filo, torno nelle mie qui nel mio cerchio e continuo, quindi prendo il filo e faccio una maglia bassa. Quindi adesso le maglie abbiamo fatto 7 maglie basse, abbiamo unito, quindi adesso sono 8 maglie basse. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giro il lavoro leggermente e vado qui dove abbiamo le catenelle e lavoro 13 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e vado a chiudere qui nella prima maglia bassa iniziale. Quindi vado a chiudere in questa maniera con una maglia bassissima. Faccio vedere. Così. Adesso dobbiamo ricominciare. Facciamo ancora 5 catenelle, una maglia alta doppia. Lavoriamo le prime 7 maglie basse, poi ci agganciamo qui. Lavoriamo una maglia bassa, poi si continua con 6 maglie basse. Allora, vi faccio vedere ancora una volta e poi andate avanti da sole. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, due volte filo sull'uncinetto, rientro e faccio una maglia alta doppia, esco da 1, esco da 2 e chiudo. Una catenella, 7 maglie basse adesso, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. E adesso vado qua. Vado al centro delle 13 maglie basse. Prendo il filo. Non lavoro la maglia, quindi passo direttamente qui dove sto facendo le mie maglie basse
e lavoro una maglia bassa. Quindi, e questa è l'ottava maglia bassa. Adesso facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giriamo leggermente il lavoro e andiamo qui nelle catenelle e lavoriamo ancora 13 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e chiudiamo qui nella prima maglia bassa con una maglia bassissima. Ok. Quindi adesso dobbiamo andare avanti fino a completare il giro, ok? Andiamo avanti così per tutto il giro. Ok, fatto il secondo giro di anelli, come vedete qui io ho chiuso nella sesta maglia bassa. Adesso facciamo 1, 2, 3, 4 catenelle. Un vicino. Vado qui al centro delle maglie basse, faccio una maglia alta, facciamo delle maglie alte allungate, quindi esco da 1, vediamo che non riesco a, ecco, esco da 1, esco da 2 ed esco da 2, rientro e faccio una maglia alta ancora allungata, esco da 1, esco da 2, esco da 2, 2 catenelle, rientro. Faccio ancora 2 maglie alte allungate. 1, 2. Andiamo qui al centro, qui dove abbiamo unito i due anelli, facciamo una maglia alta doppia. Esco da 1, esco da 2, esco da 2, esco da 2. Andiamo ancora qui. Andiamo nel prossimo anello, andiamo al centro e facciamo 2 maglie alte allungate separate da 2 catenelle. Quindi 1, 2, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte, esco da 1, esco da 2, esco da 2. Così. Andiamo qui dove abbiamo unito i due anelli. Una maglia alta doppia, facciamo esco da 1, esco da 2, esco da 2, esco da 2. Andiamo nel prossimo cerchio, andiamo al centro, facciamo 2 maglie alte allungate, 1, 2, 2 catenelle e 2 maglie alte allungate. Entriamo sempre nella stessa maglia di base. Così. E quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi qua alla fine del giro. Quindi ho fatto le 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Adesso vado a chiudere qui nella quarta catenella iniziale. 1, 2, 3 e 4. Così, con una maglia bassissima. Adesso facciamo 3 catenelle. Le 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta e lavoriamo ancora qui le 2 maglie alte allungate, 1 nel ventaglietto, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte allungate, 1, 2. Quindi le 2 maglie alte allungate facciamo che usciamo da 1 e da 2, ok? Adesso senza catenella di separazione andiamo sulla maglia alta doppia, facciamo una maglia alta allungata. Andiamo direttamente nel ventaglietto e lavoriamo 2 maglie alte allungate, 1, 2, 2 catenelle e 2 maglie alte allungate. Così. Allora dobbiamo fare questa lavorazione. In tutto dobbiamo fare 4 giri, 4
Quindi facciamo questa e poi ancora due giri. E poi quando ci ritroviamo iniziamo a fare le catenelle di separazione. Ok? Quindi facciamo questo giro e poi ancora due giri. Eccomi, allora finiti i quattro giri, vado a chiudere qui. Questo è il quarto giro, 1, 2, 3, 4. Vado a chiudere nella terza catenella iniziale. Adesso faccio 1, 2, 3 catenelle che sono la prima maglia alta più una catenella di separazione. Continuo il lavoro, questa volta il lavoro è uguale, solo che cambia che abbiamo la catenella di separazione. Quindi faccio le due maglie alte allungate, 2 catenelle. E due maglie alte allungate all'interno del ventaglietto, una catenella di separazione, una maglia alta sulla maglia alta, una catenella di separazione, ventaglietto, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte allungate. Allora, questo giro lo dobbiamo fare per due volte, quindi facciamo questo e poi chiudiamo nella terza catenella e ripetiamo lo stesso giro. Quindi dobbiamo fare due volte lo stesso giro: 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e una catenella di separazione, una maglia alta sulla maglia alta. Ok, sono arrivata alla fine. Adesso faccio una catenella di separazione e chiudo nella terza catenella iniziale. Quindi adesso abbiamo finito con una catenella di separazione. Adesso dobbiamo fare invece, dobbiamo separare con 2 catenelle, quindi faccio 3 catenelle che sostituiscono come sempre la prima maglia alta più 2 di separazione e andiamo avanti a lavorare i nostri ventaglietti, quindi con 2 maglie alte, sempre maglie alte allungate. Scusate un attimo che allora, 2 maglie alte allungate, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte. E 2 catenelle di separazione, maglia alta sulla maglia alta. 2 catenelle di separazione. 2 maglie alte all'interno del ventaglietto dove abbiamo le 2 catenelle di separazione. 2 catenelle e 2 maglie alte, sempre qui nello stesso archetto. 2 catenelle di separazione, maglia alta sulla maglia alta. Maglia alta allungata, va bene? Allora, noi adesso dobbiamo andare avanti così. Dobbiamo fare un ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 2 maglie alte allungate, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione e una maglia alta sulla maglia alta. Quindi questo giro adesso lo dobbiamo ripetere per 4 volte. Quindi per 4 volte mettete un marcapunti. Quindi stiamo iniziando da qui. Ok, quindi questo è il primo giro e poi dobbiamo continuare, dobbiamo fare ancora 3 giri, in totale 4 giri con 2 catenelle di separazione. Eccomi qua. Allora, io ho finito i miei giri, quindi abbiamo fatto 4 giri con 2 catenelle di separazione. Ok, adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più 3. Quindi adesso le catenelle di separazione diventano 3 e andiamo avanti a lavorare i nostri ventaglietti. Quindi lavoriamo 2 maglie alte, sempre maglie alte allungate, 2 catenelle di separazione, rientro e faccio ancora 2 maglie alte allungate. 1, 2, 3 catenelle di separazione. Vado qui sulla maglia alta e lavoro una maglia alta. 1, 2, 3 catenelle e vado avanti così per tutto il giro. Però dobbiamo ripetere questo motivo per 4 volte, quindi per 4 volte dobbiamo fare
dobbiamo fare lo stesso giro, ok? Quindi dobbiamo fare 3 catenelle di separazione per 4 giri. Io metto qua il mio marcapunti, così so che parto da qui, questo è il primo giro. E quindi poi arrivo a 4 giri lavorando con 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e 3 catenelle di separazione, ok? Quindi arriviamo a 4 giri e poi andiamo avanti. Eccomi qua. Allora, io ho finito i miei 4 giri con le 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e 3 catenelle di separazione. Quindi adesso ho finito i miei 4 giri, ho chiuso nella terza catenella iniziale. Adesso facciamo altri 4 giri. Quindi inizio con 3 catenelle che sono la prima maglia alta più 4, 2, 3, 4 catenelle. Quindi andiamo qui nel ventaglietto, facciamo le 2 maglie alte allungate, 2 catenelle e 2 maglie alte allungate. 1, 2, 3, 4 catenelle di separazione. E una maglia alta allungata nella maglia alta. Allora, noi adesso dobbiamo fare diciamo questa sequenza per 4 volte, ok? Quindi dobbiamo fare 4 giri con 4 catenelle di separazione. Quindi metto qua il mio marcapunti e lavoriamo normalmente, solo che invece questa volta invece di 3 catenelle di separazione ne facciamo 4. Quindi andiamo avanti così per 4 giri e poi ci ritroviamo. Eccomi qua. Allora, fatti 4 giri con 4 catenelle di separazione, adesso facciamo ancora 1, 2, 3 catenelle che sono la prima maglia alta e 5 catenelle 2 3 4 5. Quindi andiamo nel ventaglietto, lavoriamo le 2 maglie alte allungate, 2 catenelle e 2 maglie allungate. 1 2 3 4 5 catenelle di separazione e lavoriamo la maglia alta allungata. Allora, uno, due, tre, quattro, cinque e andiamo nel gruppo delle maglie alte, delle 2 maglie alte separate da 2 catenelle. 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte allungate. Allora, adesso noi dobbiamo fare questo, dobbiamo ripetere questo giro per 6 volte. Ok, quindi dobbiamo fare 5 catenelle di separazione per 6 giri. Eccomi qua. Allora, ho finito i miei 6 giri con le 5 catenelle di separazione. Adesso aumentiamo le catenelle. Quindi facciamo 3 catenelle che sono sempre la prima maglia alta più 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E andiamo avanti a lavorare i ventaglietti. Quindi facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, maglie alte sempre allungate. 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle, maglia alta sulla maglia alta. Ok? Quindi adesso andiamo avanti così. Andiamo avanti così fino alla lunghezza che desiderate. Se man mano che andate avanti il lavoro vi risulta diciamo stretto, anche se non dovrebbe, perché è abbastanza largo, è molto largo. Quindi comunque, se il lavoro vi dovesse risultare leggermente stretto, aumentate di una catenella. Quindi invece di 6 catenelle andate avanti con 7 catenelle di separazione. Ok? Quindi andiamo avanti. Io vado avanti così con le 6 catenelle
fino alla mia lunghezza. Quindi io man mano che vado avanti lo provo. Quando arrivo a una lunghezza, diciamo che mi piace, che mi va bene, allora staccherò il filo, ok? Quindi andiamo avanti in questa maniera. Ripeto, se il lavoro vi dovesse risultare man mano che andate avanti, vedete che stringe. Allora, invece di 6 catenelle, aumentate di una catenella e continuate con 7 catenelle di separazione. Ok? A dopo, ciao. Eccomi qua, io sono arrivata alla mia lunghezza. Sono arrivata a, vediamo, 64 centimetri. Non so se si riesce a vedere. 64-65. Per me questa lunghezza va bene, poi se volete potete andare avanti oppure vi fermate prima. Nel frattempo stavo provando a mettere anche le frange. A me piacciono, a chi non piace può anche non metterle, è a scelta, a chi piace e a chi no. Ok? Allora, io per fare le frange ho preso questa cartella. Questa qua, questa è 30 centimetri, quindi cosa faccio? Prendo il mio filo e lo avvolgo intorno a questa cartella, a questa cartellina, così. Quindi avvolgo per un po'. Magari non tantissimo, altrimenti poi ho difficoltà a tagliare con le forbici. Non ho un taglierino, altrimenti tagliavo con il taglierino, sarebbe stato, diciamo, meglio. Allora, per farvi vedere, taglio qui adesso. Metto qui, tengo, prendo le forbici. Era meglio se tagliavo qua, ma dato che no, non ho un taglierino, taglio proprio qua, così. In questa maniera tolgo la cartella che è caduta anche a terra e taglio. Ok, taglio il mio filo. Adesso li metto in due. È facile da fare, credo che non ha bisogno di farlo vedere. Comunque, dato che sono qui. Ok, adesso prendo 2, 3, 4, 5 fili, così, e li pieghi in due. Prendo l'uncinetto, qui è leggermente difficoltoso perché qui ho la maglia alta, però io con l'uncinetto del numero 3 cerco di entrare lo stesso. Entro qui dove ci sono le due costine. Prendo ed entro così, tiro in questa maniera, prendo altri 5, allora 2, 3, 4 e 5. Se volete potete mettere anche 4 fili, io ne metto 5. Dipende anche lo spessore della vostra lana, questa è sottile, quindi 5 vanno bene. E poi vado qua, dove abbiamo le due maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, entro qui nelle 2 catenelle. Ok. A me piace. A me piace tantissimo così. Poi non lo so, volendo potete li potete legare, prendete, dividete qua i fili e li potete legare così, in questa maniera. Così, dividete due. Diciamo qui dove abbiamo i 5 fili e li dividete. Solo che a me non piacciono, io preferisco le cose semplici. Quindi poi
Possiamo mettere le frange in questa maniera. Ora comunque vi faccio vedere qui, dato che a me il collo risulta largo, risulta molto largo. Qui, la parte dove abbiamo fatto questi anellini. Allora, cosa faccio? Prendo il filo e faccio tipo un bordino. Allora, entro qui al centro dell'anello. Prendo il filo, una catenella, rientro e faccio una maglia bassa e faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle. Quindi vado nell'anello seguente e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, anello seguente, maglia bassa. Quindi facciamo così per tutto il giro. Facciamo 6 catenelle e una maglia bassa al centro dell'anello. Giro delle 6 catenelle, una maglia bassa. Ho chiuso qui nella prima, vi faccio vedere, nella prima maglia bassa. Allora rifaccio le mie 1, 2, 3, 4, 5, 6 e chiudo qui nella prima maglia bassa. Adesso faccio 1, 2, 3, 3 catenelle che sono la prima maglia alta più 2. Vado qui nell'archetto delle 6 catenelle e al centro faccio una maglia alta 2 catenelle, una maglia alta sulla maglia bassa 2 catenelle, una maglia alta al centro delle 6 catenelle. Io vado proprio dentro la catenella, voi se preferite andate sotto. 2 catenelle, una maglia alta sulla maglia bassa, qui. 2 catenelle, maglia alta al centro delle 6 catenelle. Così. Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Arrivata alla fine del giro, faccio le mie 2 catenelle e vado a chiudere nella terza catenella iniziale, così. E quindi abbiamo fatto due giri. Adesso con delle maglie bassissime arrivo dentro le 2 catenelle di separazione, così. Faccio 1, 2, 3, 3 catenelle, sono la prima maglia alta più 2 e vado all'interno qui del prossimo archetto e faccio una maglia alta. 1 2 2 catenelle, prossimo archetto, maglia alta 1 2, prossimo archetto, maglia alta. Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi qua. Allora, finito il giro, chiudo nella terza catenella iniziale, faccio una catenella in più e taglio il filo. Non faccio altro. Voi se preferite potete fare un giro a maglia bassa, io invece lo lascio così, a me piace in questa maniera. Ok, adesso c'è solo da nascondere tutti i fili, io poi finisco qui di mettere le mie frange e il poncio è finito. Allora, questo diciamo che è un poncio da mettere su un vestitino, un tubino, almeno l'idea mia è quella di indossare questo poncio. Perché non è pesante, è molto leggero, però su un vestitino, su un tubino oppure su un vestito un po' scollato, questo qui, anche se molto leggero, mantiene molto caldo. Ok, allora niente, il tutorial è finito, quindi ringrazio tutti per avermi seguito. Spero che questo progetto, insomma, è stato gradito. E niente, vi saluto, vi mando sempre un bacio. E alla prossima. Ciao!